Questo programma è offerto da Palermo, morte cerebrale per Giuseppe Lena. Villa Abate, mafia, Messicati Vitale torna libero. Sicilia, Natale in sordina per i siciliani, solo 3 su 10 andranno in vacanza. Sport, oggi Palermo, cittadella. I medici dell'ospedale civico hanno dichiarato la morte cerebrale per Giuseppe Lena, il giovane di 20 anni, originario di Cammarata, che martedì scorso era stato colto dal malore mentre si stava allenando nella palestra New Center Body System di via Strazzone, una traversa di via Oreto. I genitori hanno dato l'assenso all'espianto degli organi, ma prima, spiegano dal centro regionale trapianti, c'è un periodo di osservazione che dura 6 ore. Dopodiché ci sarà la valutazione di un'equipe di medici e quindi si procederà all'espianto. Sicilia, crisi delle agroalimentari, non perdiamo i fondi. I presidenti dei 7 distretti produttivi riconosciuti dalla regione, che riuniscono oltre 700 aziende dell'agroalimentare e del comparto ittico, dando lavoro a oltre 9.000 addetti e producendo in Sicilia un fatturato annuo complessivo di quasi 1,2 miliardi di euro, chiedono al presidente della regione Crocetta un incontro urgente per non perdere una quota di oltre 100 milioni di euro. Fondi comunitari del PO FESR 2007-2013. Dei 140 milioni di euro a disposizione del comparto agroalimentare e di quello ittico dell'isola, ad oggi ne sono stati infatti impegnati appena 40, che non sono stati ancora neanche spesi, dichiara Federica Argentati, presidente del distretto denominato Agrumi di Sicilia, ma soltanto ipoteticamente impegnati nei settori che rappresentiamo. Il blitz antimafia contro il clan Messina Denaro si tinge di rosa. Sono 8 le donne arrestate nell'operazione che ha portato a 30 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Oltre alla sorella del boss Matteo, Patrizia, che gestiva il clan trapanese, sono state arrestate con diverse accuse Franca Maria Barresi e le figlie Floriano e Valentina, Girolama La Cascia, Antonella Montagnini, vigile urbano del comune di Paderno Dugnano, Milano, Lea Cataldo, Antonella Agosta. Villa Abate, mafia, Messicati Vitale torna libero. Scaduti i termini di custodia cautelare a causa di un cavillo, Antonino Messicati Vitale, arrestato il 7 dicembre dell'anno scorso in Indonesia con l'accusa di mafia ed estorsione, è adesso uomo libero. È arrivato in Italia da solo, con un volo di linea, e si è presentato ai carabinieri per firmare documenti, per il quale tra l'altro ha fatto ricorso chiedendo il trasferimento a Portella di Mare, frazione di Misilmeri. È tutto per un vizio di forma. Area di novità al civico di Palermo, dove è stata appena costituita la Melanoma Unit, un gruppo multidisciplinare che si occuperà di seguire i pazienti con tumore cutaneo dalla diagnosi alla terapia. Un modo per fornire un percorso sanitario completo al cancro della pelle che in Italia colpisce 500 persone all'anno. Un male nero che a Palermo nel 2012 conta 44 diagnosi, ma secondo il parere dei medici il dato è sottostimato. I don't care, I love it.
più sexy sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, ancora roghi di spazzatura. 15 interventi nella notte per i roghi di cassonetti a Palermo. In alcuni casi hanno preso fuoco anche gli alberi che erano vicini. I vigili del fuoco hanno trascorso una lunga notte a spegnere gli incendi della spazzatura. Incendi di rifiuti anche a Bagheria in via Scaduto e a Carini in via Francesco Petrarca. Resta alta la tensione sulla raccolta della spazzatura a Palermo. Ieri è fallito l'incontro tra sindacati e vertici aziendali. Soltanto 3 siciliani su 10 partiranno per le vacanze nel periodo di Natale. È quanto emerge nel rapporto del Centro Studi di Touring Club Italiano, in base ad un'indagine online sulle intenzioni di vacanze degli italiani per le feste in arrivo. I dati, che a livello nazionale parlano di un 40% di italiani che andrà in vacanza nel periodo compreso tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio, per la Sicilia prevedono soltanto un 29% di persone che si sposteranno per viaggiare, al 13° posto come numero di partenti tra le regioni d'Italia. Secondo il rapporto del Touring Club Italiano, solo un siciliano su 10 andrà fuori dall'Italia, mentre oltre il 75% di coloro che partono rimarranno all'interno dell'isola. La Sicilia, di contro, è al 4° posto in Italia come meta se si includono i cosiddetti rientranti, ossia siciliani che vivono in altre regioni, un esercito di oltre 130.000 persone che torneranno nell'isola per festeggiare con parenti ed amici le festività natalizie. Palermo. 3 borse di studio per i laureati al Policlinico. 9 borse di studio in visita per i laureati siciliani. L'ospedale Policlinico di Palermo, Paolo Giaccone, ha infatti pubblicato 3 bandi di concorso finalizzati alla selezione di 3 laureati a cui assegnare borse di studio di una durata che va dai 18 mesi ai 2 anni. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di una laurea in scienze biologiche o titoli equivalenti, psicologia, odontoiatria e protesi dentaria. Si apre finalmente alla città il giardino di Villa San Cataldo. A circa 2 mesi dalla consegna da parte della provincia di Palermo, dopo una serie di interventi straordinari, domenica prossima alle 9.30 il giardino sarà inaugurato alla presenza del sindaco di Bagheria Vincenzo Lomeo, dell'assessore al verde pubblico Massimo Mineo, della pubblica istruzione Antonio Scaduto, della cultura Dora Favatella Locascio e della professoressa Giuseppina Greco, coordinatrice cittadina del FAI. All'inaugurazione sarà presente con un proprio stand il Leo Club di Bagheria, che illustrerà il progetto di riqualificazione di Villa San Cataldo da loro realizzato attraverso la fornitura di cestini artistici resa possibile grazie alla raccolta fondi effettuata recentemente. Parteciperanno anche le associazioni Bagheria Bene Comune, WWF, Sant'Ignazio di Loyola e Lega Ambiente. Sono davvero emozionato e felice di essermi speso di persone per la rinascita di Villa San Cataldo, afferma l'assessore vice sindaco Massimo Mineo. Per delle feste gioiose, tra luci colorate, stelle comete e presepi d'arte, per dare un tocco di magia al tuo Natale, vieni a trovare Rosalba di Uguardi, a Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele, 342. Rosalba di Uguardi, Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele, 342. Troverai la soluzione più adatta alla tua fantasia. Al panificio di Villa Abate troverai le più svariate specialità. Potrai gustare rosticceria mignon, pizza a taglio, dolci, biscotti da rosticceria e delle torte buonissime. Dalle 18 alle 22 faremo per te delle buonissime pizze anche da asporto che potrai prenotare allo 091 614 69 60. Ottimo servizio, gentilezza e cortesia. Panificio. In via Giulio Cesare 48, Villa Abate, Palermo.
Ogni venerdì alle ore 21:05 da Canale 8 per la nuova trasmissione in diretta A Caccia di Risposte. Avrò il piacere di ospitare in studio sindaci, personalità politiche. Quando ti spogli prima. Ogni venerdì alle ore 21:05 A Caccia di Risposte. Ieri grande successo del nuovo talk show in diretta da Canale 8, A Caccia di Risposte. Si è svolta ieri la prima puntata del talk show in diretta condotto da Eugenio Sanfilippo, A Caccia di Risposte. Erano presenti in studio il sindaco di Ficarazzi, Paolo Martorana, di Altavilla Milicia, Nino Parisi, e il vice sindaco di Casteldaccia, Vincenzo Accurso. È intervenuto in studio telefonicamente anche il sindaco di Monreale, Filippo Di Matteo, che si è relazionato con i suoi colleghi in studio su alcune tematiche riguardanti i loro paesi. Un nuovo modo per interagire e vivere la politica del territorio, mettendo al centro i problemi del cittadino. Ruolo centrale quello svolto da Cinzia Fanara, mediatrice tra il cittadino e la politica, con le sue interessanti chicche sul territorio. Aspettiamo i vostri interventi in diretta nella prossima puntata di venerdì 20 dicembre alle ore 21:05. Nel calcio, per ottenere risultati importanti, è fondamentale che una squadra rispecchi l'identità del proprio tecnico. Palermo e Cittadella, avversari questo pomeriggio al Barbera, devono certamente tanto ai rispettivi allenatori. Giuseppe Iachini continua a marciare sul campionato. Il mancato colpaccio a Lanciano non intacca una media punti di primato. È un Palermo, come ha detto il tecnico in conferenza, che concede pochissimo agli avversari pur ottenendo risultati di rilievo. Con il tempo i meccanismi rosanero potranno solo migliorare. Il Cittadella ha ottenuto grandi risultati sotto la guida di Claudio Foscarini. L'allenatore trevigiano è alla nona stagione sulla panchina veneta. I Granata hanno centrato 5 salvezze consecutive in B dopo aver vinto i play-off della prima divisione nel 2008. L'apice è stato toccato nel 2010 con la sconfitta in semifinale dei play-off in promozione. Ironia della sorte, proprio per mano del Brescia di Iachini, che festeggerà il ritorno in A due partite più tardi. Sarà bene non sottovalutare i rodati meccanismi del gruppo di Foscarini, costretto a rinunciare allo squalificato Coralli, ma potrà contare sul rientro dell'ex di Donato. Iachini dovrà fare a meno invece di pedine importanti come Dybala, Sorrentino, Terzi, Stevanovic e Ver. Arbitrerà l'incontro Emilio Ostinelli della sezione di Como. Questo programma è stato offerto da Meteo.it, previsioni per il 15 dicembre 2013. Situazione statica sul nostro paese con l'anticiclone El Niño che comanda su tutte le regioni. Vediamo il nostro dettaglio grafico. Al nord molte nubi saranno presenti sulla Liguria con qualche rara pioggia debole, nebbie diffuse anche fitte, attenzione sulle pianure che creeranno con il loro sollevamento nubi basse grigie per buona parte della giornata. Al centro nebbie fitte e foschie sulla Toscana, Umbria e Sardegna orientale, nubi diffuse sulle coste dell'Alta Toscana con qualche piovigine, nubi compatte anche sul nord della Sardegna ma qui senza fenomeni, parzialmente nuvoloso invece sul resto delle regioni. E raggiungiamo il sud dove il tempo non muta le sue condizioni, bel tempo su tutte le regioni salvo passaggi nuvolosi talvolta anche intensi, specie in Sicilia ma non associati, vedete, a precipitazioni. I venti saranno generalmente deboli ma più moderati settentrionali in Adriatico
Vediamo le temperature previste, minime che non subiscono variazioni su tutto il paese, le vediamo comprese tra i meno 3 e gli 8 gradi, fino a 12 gradi in Liguria. Di giorno registreremo 3-13 gradi al nord e al centro, fino a 14 gradi al sud, ma anche 16-17 gradi sulle isole maggiori. Carissimi, l'aggiornamento domenicale termina qui. Giornata calcistica, sappiamo, in piena regola, ma la nebbia permetterà lo svolgimento degli incontri. Controlla anche tu la nostra sezione Previsioni Sport nel nostro sito, naturalmente. Arrivederci da ilmeteo.it, il sito più visto dagli italiani. Grazie.